Questo convegno internazionale che è dedicato alla figura del testimone, al concetto di testimonianza. È un'iniziativa prestigiosa ed estremamente attuale. Viviamo in una società sempre più veloce, sempre più virtuale, dove sembra che il passato venga cancellato. Il futuro è importante mettere al centro il valore della testimonianza e questi 2 giorni ci aiuteranno a riflettere, a capire che cosa significa in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra. Per capire dove dobbiamo andare, chi dobbiamo essere, dobbiamo cominciare prima a ricordare quello che è successo e quello che non è. Il testimone, colui che appunto era sopravvissuto, aveva visto, poteva raccontare perché era stato lì, è uno dei cardini su cui si basa l'interpretazione, ma anche la documentazione di ciò che è stato. Auschwitz e la Shoah, laddove le tracce documentarie presenti negli archivi ci sono, ma sono assolutamente insufficienti a far capire che cosa sia stata quell'esperienza per chi l'ha vissuta in prima persona. 20 o 30 anni dopo si pone in maniera diversa perché quei testimoni che erano adulti o già anziani negli anni 80 e che quindi potevano ancora raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, oggi non ci sono quasi più. Che cosa fare quindi della memoria che ne rimane? Che cosa fare della possibilità di indagare con gli strumenti della storia orale vicende un po' più remote di quelle che possono essere direttamente testimoniate da chi le ha vissute in prima persona? Ecco, questo è uno dei temi che discuteremo durante il convegno. Diciamo che si parla molto di testimonianze e di testimoni in questo periodo storico, e in realtà spesso se ne parla in maniera molto generica. Si parla in genere di memoria, memoria pubblica, memoria collettiva, senza specificare. Noi abbiamo voluto affrontare proprio il tema della testimonianza, e abbiamo scelto 3 ambiti in cui la testimonianza emerge con grande forza e occupa uno spazio molto importante, sia dal punto di vista degli studi, sia dal punto di vista della realtà sociale. Il primo è quello delle testimonianze dei traumi. Qualcuno ha detto addirittura che in quest'epoca è un'epoca in cui c'è un paradigma vittimario, nel senso che le testimonianze della sofferenza sono anche utilizzate, e questo in maniera anche esagerata e sbagliata, dai media, un piacere di vedere la sofferenza degli altri, come ha detto Susan Sontag in un famoso libro. E noi invece vogliamo vedere effettivamente, studiare come effettivamente la testimonianza viene utilizzata e anche come non deve essere utilizzata. Quindi avremo una delle studiose più importanti della Shoah, Liliana Picciotto, e poi avremo la testimonianza di un altro studioso, l'intervista di un altro studioso che ha lavorato alla Shoah Foundation in America e che ci dice come la Shoah Foundation, quella di Spielberg, ha raccolto le testimonianze, e ne fa anche una critica. E poi avremo uno studioso israeliano che in realtà ha studiato la storia dei palestinesi e ha raccolto le testimonianze dei Poi palestinesi. Ancora un nostro allievo che ha studiato, un nostro PhD, che ha studiato la catastrofe naturale, quindi il trauma del terremoto, di chi si è visto distruggere la casa e distruggere le storie di una vita. Nella seconda sessione abbiamo invece le testimonianze che sono usate spesso anche in corti internazionali, come ad esempio la Corte Internazionale di Arusha, o in commissioni nazionali, che sono utilizzate queste testimonianze dopo che ci sono stati episodi di enorme violenza, e quindi la società ha bisogno sia di fare giustizia, però anche di fare un'opera di pacificazione. Abbiamo invece 2 studiosi che hanno lavorato. La prima, Alessandra Dino, ha fatto una lunga intervista a un testimone di giustizia, cosiddetto pentito, Spatuzza, e ci parlerà di questo, anche dei problemi che ha avuto come ricercatrice. E poi Giovanni Sarace, che è uno psicanalista, che però ha insegnato anche anni fa, qualche anno fa, nel nostro Ateneo, che ha fatto un laboratorio di 256 ore con dei detenuti di appoggio ricercato di
confrontare tre ambiti in cui si usasse la testimonianza, cercando, spiegando i modi in cui si usa e anche facendo un lavoro di confronto e di critica.